e ancora la giurisprudenza della legge. Scusate per la voce, non va tutto bene, ma il tema della giornata è la tutela del collezionista nell'attuale mercato dell'arte. Siamo molto contenti di potervi ospitare per la seconda volta qui presso la Casa Sant'Agostino. Vorrei ringraziare l'avvocato Simone Morabito che ci ha dato l'opportunità di fare questo secondo incontro. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Giusto due parole su che cos'è l'associazione Business Use. Business Use è un'associazione scientifica internazionale che coorganizza con la Galleria d'Arte Sant'Agostino questo evento. Business Use nasce qualche anno fa e vuole raggruppare giuristi ed economisti d'avanguardia intorno al tema del diritto d'impresa. È stata la prima associazione, peraltro, a organizzare una commissione scientifica intorno al diritto dell'arte. Ora, come l'anno scorso, quest'anno, nella settimana in cui Torino ridiventa capitale, questa volta europea, dell'arte, vogliamo approfondire una conversazione di temi di diritto relativi all'arte contemporanea. Questa sera, dunque, parleremo della tutela del collezionista nell'attuale mercato dell'arte. Via via nel corso della serata, questo incontro durerà circa 2 ore, affronteremo vari temi. Ora inizieremo con il dottor Nicola Maggi, che è l'autore di un blog molto seguito, che ha anche un nome particolare, non colazione ma collezione da Tiffany. In questo caso il dottore vorrà parlare del mercato italiano dell'arte verso il mercato dell'arte italiana, quindi questa differenza, il mercato italiano e il mercato dell'arte italiana, tra nuovi trend e vecchie debolezze. Allora, il mercato italiano in che stato di salute è generale? Dopo anni di grande difficoltà, nel 2014 finalmente abbiamo registrato una crescita abbastanza interessante. Tra gallerie e case d'asta, prese in esame tutti dall'antiquariato fino al contemporaneo, siamo cresciuti più o meno del 10%. Quindi quest'ultimo anno c'è stata una crescita del 10%. Una crescita che recupera parzialmente il meno 13% però del 2013 e peraltro una crescita che è superiore alla media registrata a livello internazionale. I mercati maggiori anche sono cresciuti mediamente del 7%, quindi noi abbiamo fatto un pochino meglio. Nonostante questa performance positiva, però l'Italia tende un po' a perdere quote di mercato. Abbiamo perso circa 0,5 punto percentuale sia in Europa che nel mondo, ma questo diciamo è un dato negativo relativo, perché in un mercato dell'arte che si amplia sempre di più è anche naturale che la torta abbia fette che cambiano di anno in anno, per cui al di là dei grossi player come Stati Uniti, Cina e Regno Unito, gli altri si spartiscono un po' il resto e un anno pesa più uno e un altro. Scusi, io le vorrei fare una domanda, sì. Ma l'arte italiana piace nel mondo o ce la vediamo solo noi e piace soltanto a noi? L'arte italiana piace tantissimo, basta pensare che l'11% dei grandi collezionisti del mondo colleziona arte italiana. L'11%? Il problema è che le sole Italian Sales di Londra, che nello scorso ottobre hanno fatto insieme circa 126 milioni di dollari, valgono quasi 4 volte il nostro mercato dell'arte. E l'arte contemporanea all'estero, l'arte italiana contemporanea, pesa sul mercato per il 2,6% e vale 6 volte il mercato dell'arte contemporanea italiana. Sì, ma allora ci dovremmo fare delle domande. Perché l'arte italiana viene venduta all'estero? Forse questa domanda magari la richiederò, la ripeterò ai vari, soprattutto magari al commercialista che chiuderà un po' il perché gli italiani vendono all'estero, perché queste cose succedono all'estero, dovrebbe essere un mercato interno. Esattamente, infatti ci sono molti analisti che dicono che se il mercato italiano fosse sbloccato crescerebbe a livello esponenziale di anno in anno. Perché è frenato il nostro mercato? Perché noi abbiamo una serie di regole e di burocrazia che di fatto rende molto difficile portare le opere d'arte all'estero a prescindere dal valore. In Francia, per esempio, c'è un tetto massimo per cui le opere sotto, mi sembra, 25.000 euro possono essere esportate tranquillamente. Da noi si deve chiedere il permesso anche per un'opera che vale 10 euro. E quindi questo complica enormemente le cose, specialmente per i piccoli operatori, e rende anche più difficile vendere nelle aste le opere di arte italiana. Però pensiamo che
Il nostro mercato, le case d'aste, le gallerie che funzionano meglio, sono gallerie che al 70-80% vendono all'estero. Quindi vuol dire c'è una grandissima domanda, ma non si riesce in qualche modo dall'Italia a soddisfarla. Chi vende arte italiana nel mondo non sono gli italiani in molti casi, sono le case d'aste internazionali, sono le gallerie straniere, quindi gli Stati Uniti e nel Regno Unito, perché da noi non si riesce a portarle fuori. Non si riesce a portarle fuori oltre al fatto che tante leggi, tra cui quella che abitualmente viene chiamata la notifica di bene culturale, che può portare a una diminuzione notevole anche del bene se venduto in Italia, esportato o bloccato, quindi viene bloccata l'esportazione, ha creato una certa antipatia, si può dire, anche nei confronti del mercato Sì, ma italiano. allora è giusta la tutela dell'arte italiana, è giusta la tutela dei nostri beni, però devono essere tutelati, non bisogna ingessare il mercato, Devono altrimenti assicurarli, creiamo un anche problema. perché queste Cioè, leggi che abbiamo noi Pompei che abbiamo crolla in e realtà non non servono a riusciamo. niente. Lo dimostra il fatto che il 9 novembre andrà all'asta a New York il nudo rosso di Modigliani, che era di una collezionista, è di una collezionista italiana, che prima l'ha portato all'estero e poi lo vende a New York, privando l'Italia di uno dei più grandi capolavori di uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale. Quindi sono leggi che di fatto non servono a poco, danneggiano soltanto il nostro mercato, oltre al fatto che non si capisce che il nostro mercato ha non solo delle grandi potenzialità economiche, ma se anche a livello di governo si riuscisse ad avere una visione un pochino più ampia, si capirebbe che avere un mercato forte in Italia significherebbe anche avere più fondi per tutelare i nostri beni storici. Faccio un esempio molto semplice. Sono Nel d'accordo. 2009 il mercato inglese ha generato in termini di gettito fiscale 9, quasi 1 miliardo di sterline. Miliardo di sterline che il governo ha utilizzato per ammodernare i suoi musei, proteggere i propri beni culturali, oltre al fatto che proprio in alcune interviste i direttori dei principali musei londinesi e inglesi dicevano che avere un mercato forte gli permette di avere anche tanti casi di studio per quanto riguarda il restauro, la tutela, su opere importantissime che nel nostro mercato per ovvie ragioni non circolano. Quindi ci dovrebbe essere forse una maggiore vicinanza tra il mercato e il legislatore. Forse il legislatore dovrebbe anche un po' ascoltare il mercato. Bisognerebbe cominciare veramente a guardare al mondo dell'arte come a un sistema e che come sistema si regge e si muove tutto insieme. Esistono i musei, esiste il mercato, esiste la produzione contemporanea, ma è un mondo che se ruota all'unisono funziona, altrimenti se cominciano a scricchiolare dei pezzi e non ci sono più le cinghie di trasmissione che uniscono le varie parti, si impoverisce e piano piano muore. Lo dimostra il fatto, per esempio, anche questa nostra incapacità di fare cultura in Italia, il fatto che nel 2014 il 72% degli italiani non ha mai messo piede in una mostra o in un museo, che è un dato terrificante se si pensa che siamo in Italia. E non ci vanno né gli adulti né i bambini, perché il dato prende in considerazione gli italiani dai 6 anni in su. Questo vuol dire che neanche la scuola riesce a sopperire magari a carenze delle singole famiglie. Ma se non abbiamo più un pubblico per la cultura, viene meno il finanziamento ai beni culturali, viene meno il mercato, viene meno anche la produzione artistica, perché poi non c'è più nessuno che è interessato a queste cose. Queste sono cose di cui raramente si parla, sui quotidiani spesso si preferisce raccontare gli aspetti più deleteri del mercato dell'arte, che riguardano però lo 0,2% del mercato. Tutto il resto è un mercato spesso anche magari poco trasparente per certi versi, ma molto più sano di quanto uno possa pensare, potrebbe essere veramente un pilastro da cui ripartire per rilanciare l'intero sistema culturale del paese. Basterebbe che ci fosse anche soltanto uno studio su cos'è il mercato dell'arte italiana. Ad oggi non esiste uno studio di settore, non esiste più. Sì, Lo forse perché. faceva Nomisma fino al 2013, ha smesso e di fatto si ragiona un po' per sentito dire, pescando dati dal report che fanno all'estero. Quindi non abbiamo neanche il polso della situazione. Non ci sono neanche dei dati stabili, dei dati No, certi. perché addirittura parlavo con l'Associazione Nazionale delle Gallerie d'Arte Moderna, mi diceva proprio anche a livello di voce merceologica, le gallerie d'arte sono messe insieme ai cornicei. Quindi è praticamente impossibile riuscire a tirare fuori un dato non spulciando bilancio per bilancio e scoprire che negli ultimi 5 anni il 27% delle gallerie italiane che si occupavano di arte moderna e contemporanea hanno chiuso i battenti. Il 27%. 27%, Beh, un numero molto tra cui alto. alcune gallerie che 5 anni fa erano tra le 20 più importanti d'Italia. Quindi
Il mercato delle gallerie di fatto è tenuto in piedi da 10 gallerie che da sole fanno il 50% e in 3 fanno il 30%. Il resto vive vivacchia, in parte per problemi strutturali, appunto quelli di cui si diceva, in parte anche per un difetto non solo italiano, che è quello un po' di non comunicare bene, secondo me, l'arte, perché per avvicinare il pubblico bisognerebbe cominciare a parlare, siccome l'arte contemporanea e l'arte in generale diventa sempre più un fenomeno anche di massa, bisogna riuscire anche a tradurre certe cose in un linguaggio che crei interesse. Spesso e volentieri si entra nelle mostre o nei musei o non ci dicono niente o tendono ad allontanarci perché se è la prima volta magari vedo cose che non capisco, preferisco girare e venire via. Per cui si fa le code per comprare l'ultimo iPhone, ma non si fanno le code per comprare Forse anche la comunicazione, non siamo molto bravi probabilmente neanche nella comunicazione. È un problema generalizzato, perché è uscito di recente uno studio che prendeva in esame Germania, Regno Unito e Stati Uniti, e il discorso della capacità di comunicare delle gallerie è stato messo in evidenza, perché al di là dei costi vivi che hanno le gallerie da sostenere, la comunicazione è proprio quello che frena. Per cui l'appassionato, quello che già è dentro il mercato, ovviamente ci va perché ha la sua conoscenza, ma non si riesce a catturare il nuovo cliente o il cliente saltuario, quello che semplicemente non è un collezionista ma vuole comprarsi un'opera da mettere in casa, un'opera d'arte originale. È vero. Ieri sera siamo andati all'inaugurazione di Artissima, c'era questa l'Oval, c'erano centinaia di migliaia di persone, però poi effettivamente sono persone che non compreranno opere d'arte, che vanno lì semplicemente per l'inaugurazione. Sì, perché basta. È un evento mondano. Esattamente, e più viene più messo in luce l'evento mondano, sì, piuttosto che il mercato dell'arte o l'arte. Forse ci dovrebbe essere un avvicinamento fatto in altro modo. Sì, poi ovviamente il nostro mercato ha risentito della grande crisi che abbiamo avuto, perché il nostro collezionismo è principalmente un collezionismo medio e piccolo che compra tra i 3.000, su cifre, prezzo medio in Italia è sui 5.000 euro anche in asta. Per cui ovviamente la fascia di reddito... Le maggiori transazioni vengono fatte entro i 5.000 euro. Sì, questo è un dato forse che va raccontato, in Germania, è abbastanza basso. E sono aumentati, siamo quelli con i prezzi più bassi del mondo. I prezzi più bassi del mondo. In Germania, dove si registrano performance come le nostre, il prezzo medio è 9.000 euro, in Europa siamo sui 25-30.000 euro. Beh, insomma, lo scostamento tra 5 e 25 mila è abbastanza rilevante. Non si parla del Regno Unito perché fa un po' no, non ne razza parliamo, a sé. Non ci vogliamo deprimere. Bene, grazie per questa introduzione.